fa questa critica al capitalismo, è una critica che cambia il mondo, cioè veramente è un terremoto per il mondo. Gli economisti si riuniscono, gli economisti avversari si riuniscono e freneticamente cercano di costruire una teoria, la teoria neoclassica, che vuole reagire al discorso di Marx per dimostrare che invece il capitalismo può funzionare. E questi, i primi nomi sono Walras, Menger, Jevons, questi sono i grandi uomini dall'870 in poi che reagiscono a Marx. Naturalmente la cosa su cui spingono è che non è vero che esiste una contraddizione nel Capitale che lo porterà alla distruzione. In realtà c'è questa mano invisibile, la riprendo da Adam Smith, senza capire che Adam Smith non aveva mai veramente parlato di questo, esiste una mano invisibile del mercato che regola tutto magicamente. E la teoria neoclassica si basa soprattutto sul concetto di questo equilibrio generale, infatti loro la chiamano la teoria dell'equilibrio generale, General Equilibrium Theory. Il mercato reagisce ai segnali dei prezzi. I segnali dei prezzi cosa sono? Loro immaginano che c'è questo uomo che tiene un'asta delle ricchezze che il mercato offre e accetta offerte e controfferte, e in questo modo, loro dicono, i mercati si regolano magicamente e automaticamente. Per esempio, se il prezzo di qualcosa sale, loro dicono, sostengono, se il prezzo di qualcosa sale, diventa troppo costoso, la gente smette di comprarlo e il prezzo tornerà a scendere ad un equilibrio, come appunto dicono, naturale. La stessa cosa se qualcosa costa troppo poco, qualcosa non è venduto, si vende poco, costa poco, loro dicono la gente corre a comprarla perché costa poco, il prezzo magicamente si alza e tutto si equilibria. Questo è il nocciolo della General Equilibrium Theory, della teoria generale dell'equilibrio, che i neoclassici cominciano a portare avanti dalla fine dell'Ottocento. Un economista che si chiama Clark, nella fine dell'Ottocento, sempre stabilisce un principio che sarà devastante per il mondo del lavoro, perché dice la teoria della marginale della produzione, che dice che ogni elemento della produzione della ricchezza nel mondo riceve retribuzioni in base al suo contributo. Quindi il lavoratore viene messo sullo stesso piano del latifondista, del rentier, eccetera. Ognuno contribuisce, dicono loro, sempre questo dentro la teoria neoclassica, ognuno contribuisce alla produzione e quindi riceverà quello per cui contribuisce, il che non è vero, perché Marx aveva appena dimostrato che i lavoratori producevano quasi tutto e ricevevano in cambio un centesimo di quello che invece i rentiers ricevevano dal loro lavoro. Altra cosa importante della teoria neoclassica, l'economista inglese Pigou, sempre inizio del Novecento, stabilisce che è necessario abbassare gli stipendi per creare la piena occupazione. Guardate che questo principio campa 100 anni e arriva dritto nelle politiche del fiscal compact di cui abbiamo parlato prima. Tutto questo impianto neoclassico, che naturalmente tende a non contare il denaro nel modello, loro non vogliono che il denaro conti nel loro modello, parlano di questo equilibrio del mercato, c'è questo uomo all'asta che riceve offerte e controfferte, per cui tutto sul mercato si autoregola da solo, okay? Il denaro non viene mai considerato dai neoclassici, e questo non è una coincidenza, perché naturalmente considerare l'esistenza del denaro, in particolare della moneta fiat che noi tutti conosciamo, voleva dire anche dare la possibilità agli stati di operare delle politiche di spesa per controbilanciare invece gli squilibri del mercato. Allora, va detto, e questo è interessante da sapere, che i neoclassici cominciano alla fine dell'Ottocento per smentire Marx, ci hanno messo quasi 100 anni per riuscire a trovare un modello matematico in economia che riuscisse a dimostrare che esiste l'equilibrio del mercato. Negli anni 60 gli economisti Harold, Debreu e Hahn, in particolare in Inghilterra, riescono finalmente a produrre questo modello matematico e dicono dopo 100 anni, ecco, abbiamo dimostrato che Marx aveva torto. Non è poi, ovviamente questa cosa è collassata con le crisi finanziarie che si sono succedute, e quindi il discorso dovrebbe
chiudersi lì. Allora, rapidamente, dopo i neoclassici che abbiamo nominato, anche per nome, menziono Thorstein Veblen, che è un economista di cui nessuno mai parla, è invece un personaggio di rilievo perché non solo come Marx, anche lui aderisce, come fa anche Keynes, alla teoria della, della produzione in base al denaro, cioè si parte dal denaro, si produce una cosa, si ritorna al denaro. Ma Veblen scrive un libro, un trattato, che è la teoria della classe agiata, non so come è il titolo in italiano, ma credo che sia la teoria della classe agiata, dove anticipa un fenomeno che io ho descritto nel più grande crimine, che è l'esistenza commerciale, la cultura della visibilità. Cioè lui fa, c'è questa presa in giro satirica, veramente pungente, della classe agiata, della classe dei renters, e del fatto che già allora la gente, il popolo, tendeva a voler emulare le abitudini e i comportamenti di questa classe, quindi portandosi verso ovviamente una stupidità di massa che poi ha rovinato in realtà l'attivismo dei cittadini attivi. Ok, adesso arriviamo a Keynes. E su Keynes spendo 6-7 minuti almeno, se mi permettete, perché sono Keynes è veramente una roba grossa. Keynes riconosce che Malthus aveva ragione quando diceva che c'è un problema di domanda, cioè che l'economia deve tirare, in qualche modo qualcuno deve comprare le cose. Naturalmente Malthus aveva dato una ricetta completamente sbagliata, allora creiamo la classe dei principi e dei ricconi, così comprano tutto loro. E critica Riccardo quando dice che bisogna prima bisogna risparmiare, accumulare, il famoso grano turco, e poi bisogna spendere, perché naturalmente tutto il keynesianismo si basa sull'opposto. Ma è così anche la MMT, ma così anche il circuitismo, cioè ti dicono che non è possibile che tu prima accumuli e poi spendi, perché se prima accumuli vuol dire che non spendi, quindi vuol dire che le aziende non lavorano, non vendono, gli agricoltori non vendono, vuol dire che tutta la società si impoverisce. Keynes fa una cosa intelligentissima, si studia i neoclassici come mai nessuno l'ha fatto fino a quel tempo, perché ancora parliamo degli anni 20, anni 30, per cui il giovane Keynes studiava gente che stava crescendo in importanza, ma ancora non era nessuno. I neoclassici diventeranno molto importanti, come ho detto dopo, in particolare con la loro fusione con la politica neoliberista. Allora, si studia i neoclassici e riesce a confutare completamente la loro tesi. Adesso andiamo un pelino più sul complicato, vediamo se riusciamo a tenere il filo, ok? I neoclassici, come ho detto prima, sostenevano questo perfetto equilibrio dei mercati: se una cosa costa troppo poco tutti comprano a comprarla, tutti corrono a comprarla, il prezzo si alza, se una cosa costa troppo smettono di comprarla, il prezzo si abbassa, eccetera. Lo stesso discorso i neoclassici lo fanno anche con il sistema monetario, quindi passano da questa applicazione di questo modello all'economia del grano turco, delle materie prime, del tipo che fa domanda offerta, eccetera eccetera, passano anche al discorso monetario. Allora loro dicono: quando si abbassano i tassi di interesse, ok, perché la gente risparmia molto, il famoso principio di Riccardo, prima devi risparmiare, la gente risparmia molto. E come fa a risparmiare? Compra molti titoli di Stato, come facevamo noi in Italia con i BOT, per esempio, no? Compra titoli di Stato, risparmia. Cosa succede? Gli interessi, i tassi di interesse dei titoli di Stato calano molto, perché più se ne comprano, più calano gli interessi dei titoli di Stato. E questo, quando ci sono politiche sovrane monetarie in coordinamento con la banca centrale, naturalmente porta anche a un calo del costo del denaro. Un calo del costo del denaro che viene prestato fra banca e banca, ma anche un calo del costo del denaro per l'imprenditore, per la gente comune, ok? E quindi cosa succede, dicono i neoclassici? Beh, vedete, calano i tassi di interesse perché la gente ha risparmiato, no? Ha accumulato risparmi. A quel punto cosa fa la gente? Corre a prendere denaro per investire, perché i tassi sono bassi. E allora investono, e a questo punto ci sarà l'investimento, a questo punto ci sarà la ricchezza, eccetera, eccetera.
Se succede il contrario, cioè che i tassi di interesse sono molto alti e via dicendo, cosa fa la gente? Spende, e quindi di nuovo si genera un'economia virtuosa, eccetera. Keynes blocca tutto questo e dice: no, guardate che voi fate un percorso che è fantastico, è pura fantasia, perché le cose vanno a marcire molto prima che si arrivi al momento in cui, siccome avete risparmiato molto, a questo punto i tassi sono bassi, allora ok, potete prendere in prestito denaro e spenderlo e investire. No, si arriva a un disastro molto prima, ed è il famoso paradosso del risparmio, che in inglese è the paradox of thrift. No, e non so se in italiano si traduce il paradosso del risparmio, mi sembra, credo che di sì, peccato che lui sia andato via, Riccardo, che non lo poteva tradurre bene. Ok, e lui dice: nel paradosso del risparmio succede una catastrofe, perché tu risparmi, vuol dire che non spendi, vuol dire che i negozi non vendono, vuol dire che le aziende non vendono, vuol dire che la gente licenzia, vuol dire che... della parsimonia. Ah, ok, il paradosso della parsimonia. E la gente, appunto, i negozi non vendono, quindi la gente viene licenziata, quindi l'economia va a rotoli molto prima di arrivare poi a reinvestire del denaro. Ok? Allora, Keynes dice che è ovvio e mentalmente anche intuitivo pensare che invece se uno vuole risparmiare, qualcuno prima deve creare del denaro. Cioè non puoi cominciare a risparmiare dal nulla. Cioè il mondo non esiste, Dio crea il risparmio. E da dove vengono quei soldi? È evidente che qualcuno deve averli creati quei soldi prima di permetterti di risparmiare, ed ecco che rientriamo in quello che noi già conosciamo, avendo fatto un po' di MMT, nel ruolo virtuoso dello Stato, che può intervenire con la sua spesa e creare risparmio al netto. Altri passaggi importanti di Keynes, oltre a aver confutato in questo modo l'intera teoria, l'intero castello neoclassico, sono le due analisi che lui fa della teoria della domanda, cioè la sua teoria della domanda effettiva, che lui compone in due modi. La funzione del consumo la chiama, una è la funzione del consumo e l'altra è la decisione di investire. Che cosa vuol dire sta roba? Vuol dire che Keynes si mette ad analizzare in che modo la gente spende i propri soldi, quanto ne spende, qual è la propensità a spendere delle persone una volta che hanno una rendita. E a lato di questo, i creatori di economia, cioè le imprese, come investono? Come fanno a investire? Quando investiranno? Tutto questo per capire, ovviamente, come creare un circolo virtuoso dove la persona può spendere, quindi creare economia, l'azienda incassa, l'azienda quindi può investire e ricreare altra economia, quindi ricreare altra occupazione. Keynes si pone questo problema e lo analizza molto attentamente, ed è, aggiunge alla conclusione, che non è forse del tutto esatta nei tempi di oggi, ma allora probabilmente lo era, che in media i lavoratori spendono il 90% del proprio reddito, mentre invece c'è un rapporto inverso di spesa: più sei ricco e meno tendi a spendere in percentuale del tuo reddito. Se tu guadagni un pacco di soldi, ne spendi in percentuale molti di meno di quelli che ne può spendere un lavoratore. Il lavoratore in genere ha la canna del gas, capito? Spende il 100% di quello che guadagna, a volte va anche a debito. Il riccone si può permettere, uno che guadagna, non so, 14-20 mila euro al mese, si può permettere di spendere il 6%, 10%, 20%. Questa è la sua prima conclusione. Ma allora lui dice: se è vero che comunque la popolazione generale in media spende il 90% di quello che guadagna, vuol dire che il produttore ha un 10% che non è venduto, che non viene venduto. Okay? E a questo punto, dice Keynes, possono succedere due cose. Come fa il produttore a vendere il rimanente 10%? O interviene il fattore dell'investimento di qualcuno che glielo compra, o interviene lo Stato, il governo. Okay? E qui arriviamo a una delle parti più importanti del lavoro di Keynes, che è il capitolo 17 della teoria generale, della General Theory, che è complicatissimo, ma sostanzialmente si può riassumere, come sono riuscito a farmi fare quando stavo negli Stati Uniti dai miei amici economisti, si può riassumere veramente molto, molto efficacemente dicendo questo. È anche abbastanza intuitivo, naturalmente nella teoria generale è pieno di calcoli, è pieno di considerazioni enormi.
ma si può riassumere in questo modo: un imprenditore decide di investire. Qui parliamo della seconda parte della sua teoria della domanda effettiva. Una era la funzione del consumo, l'abbiamo detto, famoso 100%, 90%, e l'altra è la propensità, la decisione, la propensità all'investimento. L'investitore, l'imprenditore decide di investire in base a che cosa? Ma assolutamente non, dice Keynes, in base alle teorie neoclassiche per cui si investe dopo che si è risparmiato e sicuramente dopo ci sarà l'investimento. Assolutamente no, l'imprenditore non investe neppure di fronte a un crollo del valore dello stipendio del lavoratore, eppure se calano gli stipendi, assolutamente no. Quindi è di nuovo la teoria neoclassica, che è quella di Pigou, cioè abbassare gli stipendi per creare economia, è sbagliata. Dice Keynes, l'investitore investe solamente rispetto ad una proiezione nel futuro di quello che potrà essere il ritorno del suo investimento. E se l'investitore non vede che l'economia tira, per quanto abbassi gli stipendi, per quanto tu possa fare quello che ti pare, non investirà mai. E cosa farà? Attenzione, perché poi Keynes divide l'investimento, dice non investirà mai in produzione, quindi innovazione, quindi infrastrutture, va a investire sulla parte liquida del mercato, ok? Quindi non illiquid, ma liquid, quindi va a investire dove? In finanza, perché capisce che lì c'è una possibilità di ritorno di sicurezza superiore a quella di un'economia che non tira. Quindi l'economia creata dai neoclassici, che crea quella spirale di deflazione economica, è l'economia dove l'investitore decide di non andare a investire nell'industria, nell'infrastruttura, nel lavoro, va a investire in finanza. Che cosa è successo al nostro mondo? È successo esattamente questo. E queste cose Keynes diceva molto molto tempo fa. Quindi il problema è però ovviamente che se l'investitore decide, come spesso decide, di andare a investire in capitali liquidi, quindi pura finanza speculativa, e non compra attrezzature, non apre capannone, non apre aziende, non crea posti di lavoro, e si genera la stessa spirale di cui parlavamo prima. A questo punto Keynes dice, se ci troviamo in una situazione dove questo accade, è l'unica alternativa alla mancanza di propensità all'investimento dell'imprenditore, del creatore di economia, è l'intervento dello Stato. Ed ecco qui arriviamo proprio al keynesismo puro, laddove dice che le politiche di spesa dello Stato devono essere anticicliche. Magari dopo spieghiamo cosa vuol dire. Comunque vuol dire che lo Stato in un momento di crisi come questo deve essere colui che interviene, si sostituisce all'investimento mancante dell'imprenditore, del capitalista. Ok? E Keynes dice, guardate che vi ho appena dimostrato che di per sé il mercato lasciato libero non può correggere la disoccupazione, non può correggere la povertà, non può correggere gli sbilanci sociali, proprio perché appunto l'investitore reagisce all'impressione di che cosa gli ritornerà dal suo investimento, ok? Non reagisce alla quantità di risparmi che ci sono, come dicono i neoclassici. E allora dice, è inutile, se lasciamo al mercato la creazione di posti di lavoro, non c'è niente da fare, puoi anche distruggere gli stipendi, abbassarli tantissimo, l'investitore non investe. E dice l'unica possibilità di correggere questi sbilanciamenti è quella dello Stato. Una delle ultime cose da notare di Keynes va detto, perché Keynes è anche questo, è il famoso discorso della circular flow. Come si dice in italiano? Qualcuno ha studiato Keynes, qualcuno lo sa. Flusso circolare? No, lo so anch'io che si traduce flusso circolare, ma voglio capire come è tradotto nei testi di economia. Circular flow, comunque il flusso circolare, ed è una delle grandi trovate di Keynes. Lui analizza esattamente come funziona il flusso del denaro. E pensate che, questa è una cosa molto bella che ho visto a Londra, alla London School of Economics. C'è stato uno studente della London School of Economics che si chiamava Phillips, non quello della Phillips Curve, Phillips. E questo personaggio negli anni 70, 60, 70 ha creato una macchina, è bellissima, è una macchina a parete, un pannello come questo, che dimostra con dei canali, un liquido rosso, dei pesi che vanno su e giù, una roba straordinaria.
dimostra come funzioni la teoria, il flusso circolare di Keynes, e che spiegato molto semplicemente dice questo. Allora, le aziende pagano stipendi ai lavoratori e alle famiglie, le famiglie spendono per i consumi, ovviamente le famiglie non spendono tutto quello che guadagnano dalle aziende, dai datori di lavoro, e questo vuol dire, almeno ovviamente non sempre naturalmente, questo vuol dire che c'è qualcosa che sfugge a questo circolo. Immaginate un liquido che circola, a un certo punto si apre un canale, una porticina, e ne esce uno spruzzo un po', e questo è la quantità di denaro guadagnato dal lavoratore e dalla famiglia che non viene speso in consumo, ok? Allora, che cosa succede a questo punto? Succede che il liquido dentro a questo affare diminuisce, e questo vuol dire che il risparmio, come dicevamo prima, la propensità al risparmio diminuisce il flusso circolare del denaro. E allora dice Keynes, come si fa a sopperire a questa diminuzione che può rivelarsi pericolosa per l'andamento dell'economia? E bisogna che intervenga di nuovo o l'investimento dell'azienda oppure l'investimento dello Stato. E Keynes stabilisce il principio secondo cui, se vedete questo meccanismo che circola, questo liquido che circola, ne vedete un pochino uscire sotto forma di risparmio privato dei cittadini, vedete che l'investimento delle aziende può, poi sotto forma anche di emissioni di liquidità delle banche, può ristabilire la giusta quantità di liquido nella circolazione, o l'investimento dello Stato può ristabilire la giusta quantità di liquido che circola, o l'investimento delle nazioni estere che comprano i nostri prodotti può di nuovo ristabilire la circolazione di questo monetario nella società, questo liquido in questa macchina che ha fatto Phillips lo dimostra molto bene. E in questo senso Keynes anticipa poi quello che verrà raffinato dal pensiero di Kreisky, dal pensiero di Lerner e soprattutto di Godley. Ok? Allora, vabbè, c'era dell'altro. Ultima cosa, Keynes disse molto chiaramente che ha divise il mondo economico in due sfere, no? La sfera industriale produttiva, l'abbiamo già detto prima, e la sfera liquida, cioè quella delle speculazioni finanziarie. E Keynes giunge alla conclusione che naturalmente tutta la sfera della finanza, dell'investimento liquido, okay, è un fattore di rischio molto importante per la società, perché rischia proprio di sottrarre molto capitale da questo circolo monetario, da questo circolo di questo flusso di moneta che gira. Immaginate solamente i grandi flussi monetari investiti in prodotti derivati, in speculazioni finanziarie che accumulano denaro fittizio chissà dove e che viene ovviamente sottratto alla produzione di beni e servizi, all'economia reale, eccetera. E già Keynes individua in questo un rischio molto forte. Domani vedremo con Minsky come Minsky ancora meglio definisce questo fattore di rischio. Beh, Keynes era un uomo, e concludo, ho dovuto metterci un pochino, mi dispiace, ma insomma Keynes è veramente un gigante. Keynes era un uomo che aveva delle visioni, dal mio punto di vista, straordinarie. Adesso, una cosa di cui non si parla mai quando si parla di Keynes è il problema, è la sua idea sulla ETU, l'International Clearing Union, il Bancor e l'International Trade Organization, ITO. Okay? ITO, International Clearing Union e il Bancor. Che cosa si è reinventato Keynes? Lui aveva capito che i grandi sbilanciamenti nell'economia internazionale dipendevano sostanzialmente da che cosa? Dal fatto che ci sono dei paesi che non vendono un accidente e devono comprare tutto, dal fatto che ci sono paesi che vendono tutto e non comprano un accidente, vedi la Cina, okay? Oppure la Germania che vende moltissimo e tende a comprare molto di meno, eccetera. Capisci immediatamente che questi sono sbilanciamenti molto pericolosi che possono addirittura arrivare alle guerre. E Keynes propone un sistema che era assolutamente rivoluzionario e di cui nessuno parla mai quando si parla di Keynes, Alan, why nobody speaks about these things, ok, in particolare the International Credit Union and the International Trade Organization
and the bancor, sono cose importantissime, perché lui dice: creiamo, invece dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, che è quel mostro che abbiamo oggi, con regole neoliberiste fatte da tecnocrati che rispettano solamente le virtù del libero mercato, creiamo una International Trade Organization che invece aderisca alla Carta dei diritti dell'uomo dell'ONU. Ok, questo propose Keynes, deve aderire alla Carta dei diritti dell'uomo, deve aderire a tutti i principi che stavano nascendo allora, i principi di difesa dei diritti dei lavoratori. Non ci devono essere assolutamente, questo organo deve regolare assolutamente il protezionismo dei paesi ricchi contro i paesi poveri. Naturalmente, no, l'America o l'Europa che finanziavano con miliardi l'acciaio, l'agricoltura, eccetera, e nel frattempo invece il Fondo Monetario proibiva alla Tanzania, al Bangladesh o al Ghana di fare esattamente la stessa cosa. Allora, ribilanciare queste cose, creare una banca centrale mondiale, International Clearing Union, ok? E cosa fa questa banca centrale mondiale? Fa da arbitro e guarda in giro per il mondo, ok? C'è, per scambiarsi le merci, una nuova moneta che si chiama Bancor. E cosa fa questa nuova banca centrale mondiale, dice Keynes? Guarda i paesi che comprano troppo e vendono troppo poco e li multa. Guarda i paesi che vendono troppo e comprano troppo poco, e se comprano troppo poco vuol dire che qualcun altro, capite, non riesce a vendere, e multa anche loro. Questa è la parte rivoluzionaria del pensiero di Keynes. È incredibile, cioè loro dicono, un paese come la Germania oggi era multato dalla banca centrale mondiale che aveva ideato Keynes, la Cina sarebbe stata multata, proprio per riequilibrare questi squilibri, costringere chi vende troppo ad andare a comprare da chi vende veramente troppo poco. Ok? Di questo non si parla mai quando si parla di Keynes. Keynes naturalmente non è un santo, perché poi mi accusano di dire che la MMT è la soluzione di tutti i mali del mondo, anche dei calli, ma questo è una cazzata, non l'ho mai detto. Ho detto che comunque è lo strumento più utile che abbiamo al momento. Keynes non è un santo, Keynes era un elitista, era un uomo delle elite, disse chiaramente io sono a favore del riequilibrio degli squilibri sociali, sono a favore della piena occupazione, eccetera, ma in una rivoluzione socialista io sto dalla parte dei miei amici del Bloomsbury Group e delle elite intellettuali inglesi con cui mi mischio, quindi non era certamente un santo, ed era anche un uomo che aveva una visione dell'economia eccezionale, ma aveva una visione della politica economica che era secondo me disastrosa, perché era perfettamente convinto che sarebbe stato possibile creare delle elite, quindi staccate dal volere popolare, delle elite brave persone, di persone come lui, di persone umane, di persone illuminate, che avrebbero fatto il bene di tutte le classi, non solo ovviamente delle classi dei rentiers, e che avrebbero eliminato, addirittura scriveva Keynes, questa adorazione del dio denaro che lui considerava il male di tutte le cose al mondo. Quindi ecco, un grande economista, ma una visione della politica economica forse un po' fuori luogo. E a questo punto ci diamo appuntamento. Ah, ok. Could I be too short comment first? Aucun des célèbres économistes mathématiciens, Debreu, Arrow et autres, n'ont jamais prouvé que l'équilibre général était l'état vers lequel l'économie tendait. Ils ont simplement essayé de prouver que, avec un nombre impressionnant de postulats, l'équilibre général pouvait exister. Mais personne n'a jamais prouvé comment et par quel mécanisme le marché allait réaliser l'équilibre général. Et Debreu l'avait dit expressément, je suis totalement non intéressé par le fait de prouver que la concurrence peut réaliser l'équilibre général, ce n'est pas un problème économique. Oh.
Nessun economista celebre e matematico, Debreu e Arrault tra l'altro, ma anche altri, hanno mai dimostrato che l'equilibrio generale è lo stato verso il quale tendeva l'economia. Hanno cercato di dimostrare soltanto che, con un certo numero di postulati, che l'equilibrio generale potesse esistere, però non hanno mai dimostrato come e quali meccanismi farebbero sì che il mercato realizzerebbe questo equilibrio generale. E dopo anche detto, io sono totalmente non interessata a dimostrare che la concorrenza appunto può realizzare l'equilibrio generale, non è un problema economico, disse. E a proposito di Keynes, se je prends le cas de la France, il est simplement aujourd'hui interdit dans des cours d'économie de prononcer le nom de Keynes. E per quanto riguarda Keynes, oggi in Francia, in alcuni corsi di economia, è semplicemente proibito pronunciarne il nome.